Ciao amici, sapevate che il limone ha tantissimi benefici, non solo per l'alimentazione, ma anche per la bellezza e la cura personale? Ma dai Simona, cosa potrà mai fare il povero limone? Ha tantissime proprietà, rimarrai stupita. Vediamo insieme gli usi e le migliori ricette beauty fai da te a base di limone. Se vi piace l'idea, mettete mi piace e arrivate fino alla fine, c'è un regalino per voi. 1. Antiossidante. Il limone è naturalmente ricco di acidi, tra cui l'acido citrico e l'acido ascorbico, cioè la vitamina C. Per questo ha un'azione antiossidante e serve a rimuovere le cellule morte della cute, a schiarire le macchie scure della pelle e diminuire l'eccesso di sebo. 2. Antiacne. È un ottimo rimedio contro l'acne. Si può spremere mezzo limone, diluire il succo con un po' d'acqua e usare per detergere la zona acneica con del cotone. Ripetere ogni giorno e lasciare agire il limone per 15-20 minuti prima di sciacquare. Si ottengono degli ottimi risultati contro acne e brufoli. In alternativa si può preparare una delicata maschera antiacne al limone. Ingredienti. 2 cucchiai di miele, 4 cucchiaini di limone fresco, 3 cucchiaini di yogurt greco, un albume d'uovo. Mescolare tutti gli ingredienti in una ciotola, applicare sulla pelle, lasciare in posa per 15 minuti, sciacquare bene con acqua tiepida e idratare con gel all'aloe. Le quantità elencate sono per 7 maschere perché il composto si conserva in frigo per una settimana. Per potenziare gli effetti del trattamento cosmetico, consiglio sempre di bere un bicchiere di acqua tiepida con il succo di mezzo limone fresco la mattina a digiuno. In questo video ho spiegato tutti i benefici di acqua e limone. 3. Labbra secche. Ora vediamo come preparare uno scrub per le labbra secche a base di limone. Succo di mezzo limone, 2 cucchiaini di zucchero di canna, 1 cucchiaino di olio di mandorle, la scorza grattugiata di mezzo limone non trattato. Mescolare bene e applicare sulle labbra per 2-3 minuti, poi rimuovere con una spugna umida. Dopo aver applicato limone su pelle e labbra, è meglio evitare di esporsi al sole e idratarsi bene. Bene amici, oggi abbiamo visto come preparare delle ricette di bellezza fai da te. Commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. Se volete ringiovanire radicalmente il viso, come ho fatto io, senza ricorrere a chimica o costosi ritocchini, potete seguire il mio metodo Viso Lift. Che cos'è? Info e link in descrizione. Ed ecco il regalino di oggi, le mie migliori maschere fai da te per il viso che potete scaricare gratis dal link in descrizione qui sotto. Vivi consapevole e vivi meglio con il sistema di salute naturale di Simona Vignali.